La crisi ambientale ed il lavoro sono stati i principali temi affrontati dal leader di SEL, Nichi Vendola, nella manifestazione elettorale al Cinema Pacifico che ha fatto registrare il pienone. Presenti sul palco i candidati della circoscrizione Abruzzo, dopo l'introduzione del capogruppo consigliare di Sulmona Silverio Gatta, è intervenuto il sindacalista della CGIL Damiano Verrocchi, che ha tracciato il quadro desolante della situazione occupazionale nel centro Abruzzo. Spazio poi ai candidati locali, Vincenza Giannantoni al Senato e Giovanni Salutari alla Camera, che hanno preceduto il lungo intervento di Nichi Vendola, incentrato innanzitutto sull'ecologia, che è stata cancellata, ha detto, dal dibattito politico. Perché io non penso che questa è una crisi finanziaria, penso che quella che stiamo vivendo è la crisi di un mondo, e non credo che quando sarà finita l'altalena dello spread, quando ci troveremo fuori dal tunnel, ritroveremo il mondo che c'era prima. Uno si affaccia sulla scena del Mediterraneo e si accorge che la mutazione climatica, l'innalzamento della temperatura del mare e dell'atmosfera stanno cambiando non soltanto la meteorologia. Il territorio italiano è un petto nudo di fronte a un plotone di esecuzione. Il presidente della Regione Puglia ha rimarcato poi come in questi giorni si parla di spread e non di disoccupazione. Il discorso è andato pertanto sulle politiche del lavoro di SEL con riferimenti ad esodati e precari. Chiudere la questione penosa degli esodati e trovare le risorse per rifinanziare la cassa integrazione in deroga. Penso che il tema dei precari sia oggi, diciamo, una delle tragedie della nostra realtà, frutto di una giungla di contratti atipici che va bonificata. Penso che non si possa più vivere con 45 forme di condanna, perché quello non è un contratto di lavoro, è un contratto di paura. In merito alla coalizione di centrosinistra e all'eventualità di un accordo di Bersani con Monti, quale sarà la posizione di SEL? Come si comporterà Vendola? Mi pare che l'accordo non ci sia. Post elezioni. Dice. Mi pare che l'accordo non ci sia, non ci può essere né ora né dopo. Monti ha un'agenda, diciamo, programmatica che è tipica degli schieramenti conservatori in tutta Europa. Bersani è il capo di una coalizione progressista. Bersani sa benissimo che non può mutilare il centro-sinistra della presenza di Nichi Vendola e di Sinistra Ecologia e Libertà, perché noi siamo parte costitutiva del nuovo centro-sinistra. Nell'agenda Monti non c'è profumo di diritti sociali e non c'è profumo di diritti di libertà. Quindi, come dice la scrittrice famosa, va dove ti porta il cuore. Quindi penso che Monti può andare da tante parti, ma non col centro-sinistra. Quindi cosa dice, cosa risponde a Bersani dopo l'apertura che c'è stata verso Monti? Ma io ho sentito ora Bersani al telegiornale sottolineare che lui non rinuncia a essere il capo del polo dei progressisti e sa benissimo che Vendola è incompatibile con Monti. Senta, oggi in Abruzzo, prima a Pescara, ora a Sulmona, come ha trovato i candidati della sua lista e quali sono le ambizioni in questa regione? Noi abbiamo qui le stesse ambizioni che abbiamo in tutta Italia, essere, diciamo, non soltanto un partito che riesce a entrare nel cuore delle persone, ma essere soprattutto una parte della costruzione della speranza di cui l'Italia ha bisogno. Questo è un paese piegato, è un paese smarrito, è un paese dolente e abbiamo bisogno di rendere credibile la politica. Se la politica non sente il dolore che c'è nel mondo del lavoro e tra le giovani generazioni, la politica non vale un fico secco.